Carla Patella, pittrice bolognese, è stata esposta presso Artingenio Museum con l'opera Furore senza freno, un dipinto pensato e creato appositamente per il contest di aprile scorso, Animals Love Art. L'artista conferma ancora una volta la sua grande abilità pittorica, che pur mantenendosi sempre molto aderente alla realtà, va oltre l'apparente perfezione, non suscitando soltanto interesse per la bellezza esteriore, ma raccontando all'osservatore sentimenti, sensazioni ed emozioni. Tutto questo sembra quasi riuscire a colmare quel vuoto interiore caratteristico del nostro tempo, quell'incapacità di emozionarsi davanti alle piccole cose, che sembra sciogliersi davanti ad un'opera di grande impatto visivo, dove la bellezza esteriore si unisce alla profondità dell'anima. Storicamente celebre è la figurazione del cavallo bianco di Huffington, figura realizzata ben 3.000 anni or sono su una collina in Inghilterra, ma ancor più nota è l'immagine platonica del cavallo bianco che scalpita verso la luce, verso il mondo luminoso delle idee, nel mito del carro alato che tutti conosciamo dal Fedro di Platone. Anche nel Rinascimento molte sono le figurazioni, da Paoluccello nella battaglia di San Romano a Benozzo Gozzoli, Leonardo, Dürer, Raffaello. La visione romantica del cavallo spaventato dai fulmini dell'ottocentesco della Croix è una delle rappresentazioni più forti e poetiche. Nel Novecento abbiamo i grandi cavalli blu di Franz Marc, il fondatore del gruppo Blue Rider, il Cavaliere Azzurro. Abbiamo Umberto Boccioni nella Città che sale del 1910, che raffigura l'impetuosità e il dinamismo del cavallo come simbolico riferimento all'evoluzione, alla produttività della società moderna, di cui si faceva portavoce il Manifesto di Marinetti. L'opera di Carla Patella ci suggerisce una sintesi della storia dell'arte di tutti i tempi, in cui il cavallo ha sempre avuto un ruolo cruciale, come simbolo di sacrificio, di morte, di rinascita e di fierezza. Il cavallo non è solo raffigurato ideologicamente come elemento della vita dell'uomo, ma anche come metafora del suo spirito forte ed irruento. Oggi Carla Patella sembra interpretare tutto il disagio umano dell'uomo moderno in continua lotta con un mondo sempre più innaturale, attraverso il furore di un indomabile cavallo in una società dorata ma fasulla, come fosse un principesco. Tuttavia possiamo anche vedervi l'esplosione della luce che irradia il furore dell'istinto in libertà, come provenisse da una luce divina che è all'origine del Big Bang cosmico.